Ciao a tutti e ben ritrovati. Questa sera voglio provare a fare il riso nero con il cocheo. Lo voglio fare con il salmone della serie svuotiamo il frigorifero con quello che è rimasto dopo le feste. Allora, vediamo che cosa ci occorre. Qui ho tritato un piccolo scalogno. Poi ci servirà il sale, un cucchiaino. Ho tagliato 100 g di salmone affumicato, ho lavato e tagliato a pezzetti 8 pomodorini Pachino, 320 grammi, cioè no scusate, 240 grammi, oggi siamo di meno, 240 grammi di riso nero integrale, un cucchiaino di sale e poi utilizzerò 540 ml di brodo vegetale all'interno del cucheo. Ho già messo 3 cucchiai di olio. Cominciamo con la ricetta. Ok, cucheo acceso. Ecco che ho messo i 3 cucchiai di olio. Andiamo sempre su manuale. No. Su manuale. Allora, manuale. Cottura normale, temperatura elevata. Facciamo riscaldare, dopodiché aggiungiamo lo scalogno e lo facciamo rosolare. Come sempre mi scordo gli ingredienti, mi sono dimenticata di aggiungere 30 ml di vino bianco secco e volevo dirvi che il riso l'ho lavato e sciacquato. Scalogno inserito, facciamolo rosolare. Ora aggiungiamo i pomodorini. Poco sale. E facciamo insaporire. Facciamo ricuocere per un paio di minuti. Ora vado ad aggiungere il salmone. Uniamo con il vino bianco e facciamo evaporare. Vino evaporato, aggiungo il riso. Mescoliamo velocemente. Ed ora aggiungiamo il brodo.
mescolata. Adesso fermiamo la cottura, impostiamo cottura a pressione, però questa volta, siccome è il riso nero è integrale, dobbiamo mettere più tempo, ci vogliono 15 minuti, ragazzi. A dopo. È veramente lunga stasera, eh. Questo è il risultato. Adesso gli do una bella mescolata e poi vado ad impiattare. E questo è il risultato finale. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like. Se vi fa piacere, iscrivetevi al canale. Per ricevere le notifiche delle nuove ricette, cliccate sulla campanella in basso a destra. Grazie a tutti per la visualizzazione. A presto.